La badante straniera che viene in Italia a lavorare può decidere per svariati motivi di smettere di lavorare prima dell'età della pensione e di tornare per sempre nel proprio paese. Come funziona in questo caso la pensione? A che età andrà in pensione e quanti contributi servono? Lo scopriremo dopo la sigla. Per avere la pensione di vecchiaia, secondo la regola generale, bisogna raggiungere l'età prevista dalla legge, che nel 2024 è di 67 anni, bisogna avere 20 anni di contributi e avere maturato una pensione di un certo importo, pari all'importo dell'assegno sociale, che nel 2024 è di 534,41 euro al mese. Se non si raggiunge questo importo, anche se la badante ha 20 anni di contributi, non va in pensione, andrà a 71 anni con 5 anni di contributi, qualunque sia l'importo della pensione maturato. Se il lavoratore non ha neppure 5 anni di contributi, la pensione non la prende per niente, neppure gli vengono restituiti i contributi che quindi rimangono all'INPS. C'è una deroga a questa regola per la badante straniera che decide di tornare per sempre nel suo paese. Come funziona? Bisogna distinguere a seconda del periodo in cui ha iniziato a lavorare in Italia con un regolare contratto. Se è stata assunta in Italia dal 1 gennaio 1996 e decide di rimpatriare, avrà la pensione di vecchiaia al compimento dei 67 anni di età, anche se non ha i 20 anni di contributi per andare in pensione. In teoria basta anche un solo contributo settimanale. Naturalmente l'importo della pensione, essendo proporzionale ai contributi versati, sarà chiaramente molto basso. Questa possibilità prevista dalla legge, che consente alla lavoratrice straniera che torna per sempre nel suo paese di prendere una pensione sicuramente molto bassa, ma di non perdere i contributi versati se sono pochi, meno di 5 anni, viene persa se la lavoratrice torna in Italia. Se torna in Italia, torna ad applicarsi la regola generale, secondo la quale si va in pensione a 67 anni con 20 anni di contributi e se si raggiunge la pensione di un certo importo, altrimenti la pensione si allontana a 71 anni quando la si prenderà con solo 5 anni di contributi e se mancano, se si hanno meno di 5 anni di contributi, la pensione non si prende per niente. Se la badante straniera è stata assunta in Italia prima del 1996, in caso di rimpatrio avrà la pensione di vecchiaia a 67 anni e con 20 anni di contributi. In questo caso occorre la contribuzione minima dei 20 anni. Se la badante straniera mu rimpatriata muore prima di aver compiuto l'età pensionabile, attualmente 67 anni, spetta la pensione ai superstiti. Una situazione più favorevole alla badante rimpatriata proveniente dai paesi della Comunità Europea o da paesi extracomunitari con i quali l'Italia ha delle apposite convenzioni internazionali, quali ad esempio la Tunisia, la Turchia, l'Argentina. La badante che ha lavorato in Italia e in questi paesi, infatti, può richiedere gratuitamente di riunire i contributi versati in Italia e all'estero per raggiungere la pensione piena. Per una valutazione del vostro caso, informazioni e assistenza, potete contattarmi ai recapiti indicati nella descrizione di questo video. Vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per rimanere aggiornati con le mie pubblicazioni. A presto!